L'aveva promesso il sindaco di Rocca Grimalda Enzo Cacciola, dopo l'ondata di furti che si era verificata nelle scorse settimane in paese, e ieri sera l'atteso incontro della popolazione con i carabinieri del comando di Capeneto ha avuto luogo presso le cantine di Palazzo Borgatta. Abbiamo cercato di fare questo incontro con i carabinieri di Carpeneto perché i continui furti hanno veramente un po' logorato i nervi a tutti i cittadini, anche noi dell'amministrazione, e ringraziamo la caserma dei carabinieri perché in questo periodo si è dato da fare tantissimo, lavorando sulle strade, sul territorio, facendo veramente l'impossibile, facendo tantissime ore, dormendo pochissimo. Questo veramente diamo atto ai carabinieri di fare moltissimo, e allora abbiamo chiesto a loro questo incontro per dare a noi consigli, per vedere cosa si può fare, anche come possiamo poi difenderci sotto un certo aspetto. In una sala gremita, le forze dell'ordine hanno fornito alla popolazione indicazioni comportamentali con riferimento non soltanto ai furti in appartamento, ma anche alle truffe messe a segno anche telefonicamente o online, raccomandando inoltre ai cittadini una collaborazione fra loro senza tralasciare di segnalare ogni sospetto movimento immediatamente al 112. Questi furti sono sempre capitati. Io da ragazzino che vivo, esempio, tra Rocca Grimalda e Genova, perciò io conosco Rocca Grimalda, San Giacomo, sempre sono avvenuti questi furti. In questo momento c'è stata una recrudescenza e quasi contemporaneamente in tutto l'Ovadese. Voi come comune avete anche un buon sistema di videosorveglianza? Sì, abbiamo un buon sistema di videosorveglianza messo su 3 strade principali, perciò. Però dobbiamo anche considerare che quando c'è stato il furto nel circolo di San Giacomo, i carabinieri hanno visto i ladri, così presupposti, però con volto coperto e tutto. Se nel momento in cui avviene un fatto e non ci sono i carabinieri immediatamente, non è così semplice risolvere i problemi. Purtroppo anche i carabinieri sono sempre sotto organico. Non sono in molti, però si danno veramente da fare in una maniera eccezionale, senza guardare orari e tutto, anche di notte. Noi ringraziamo dei carabinieri veramente tanto.